Allora, sono con Fabio Avara, Key Account Manager Optoma Italy, che mi racconta quali sono le novità in questo ISE 2022. Ciao a tutti. La grande, bella e fresca novità di quest'anno è questo nuovo videoproiettore laser da 9800 lumen. È lo ZU920 TST. È un VXGA che può accettare segnali anche 4K, nativo VXGA 16 decimi, con la grande particolarità di avere già a bordo un'ottica con uno zoom 0.65-0.75-1, rapporto ottico 0.65-0.75-1. È una macchina, come vedete, per il segmento che va a ricoprire, molto compatta, quindi siamo intorno ai 10.000 lumen, ma una macchina che pesa meno di 15 kg. È una macchina molto molto silenziosa, grazie allo studio del raffreddamento con una dovuta progettazione, questo grosso radiatore che viene aiutato da queste due grosse ventole dall'altro lato della macchina, ok, aiuta tanto tanto nella dissipazione del calore. Infatti il proiettore ha una rumorosità che si aggira intorno ai 30 decibel. Per essere 9800 isolumen è veramente una rumorosità molto contenuta. È inoltre un proiettore molto flessibile dal punto di vista installativo, in quanto può essere orientato in qualsiasi posizione. È un proiettore già predisposto per lo stacking, quindi per accettare un altro proiettore su se stesso, e ha anche un'uscita loop, HDMI loop. Possiamo guardare tutto il parco connessioni. E abbiamo la lana dell'HDBuzzD separata, i due ingressi HDMI, l'uscita locale loop, manteniamo ancora l'ingresso analogico, in e out in 3D per fare una multiproiezione 3D, questo pure è interessante perché non tutti i proiettori ce l'hanno, un lettore USB, è un media player praticamente che è a bordo, in e out audio, trigger 12 V, eccetera. Un'altra piccola particolarità, stranamente una macchina del genere ha l'audio a bordo, è un 2x10 W se non ricordo male. Poi Fabio, abbiamo invece qui su, abbiamo dei prodotti che in realtà sono già stati annunciati se non sbaglio, che però vediamo per la prima volta in funzione. Lo ZU2200, che è un 22.000 isolumen, 19.500 anzilumen, una macchina completamente in metallo, robustissima, pesa 54 kg. Con una serie di ottiche a scelta intercambiabili, si va dallo 0.8 a 1 all'incirca per arrivare a una lente extra lunga che tocca gli 11 a 1 come rapporto ottico.